101 nuovi casi in Veneto, 31 soltanto a Treviso nelle ultime 12 ore. Il virus continua la sua corsa anche nel trevigiano e c'è la conferma che l'età media di chi si ammala si è abbassata. Su 31 nuovi contagiati, 19 italiani, 12 stranieri, 13 hanno meno di 30 anni, 14 tra i 30 e i 60 anni. Tra questi un positivo è stato trovato tra gli insegnanti che in questi giorni si stanno recando al Caffoncello per fare il tampone come richiesto dal Ministero in vista dell'apertura delle scuole. Uno proviene dal focolaio dell'Aia di Vazzola, il più grande nel trevigiano, e potrebbe essere proprio il figlio della dipendente dell'Electrolux trovata positiva nella giornata di ieri. Secondo l'RSU dell'azienda, la donna avrebbe contratto il Covid dai due figli, uno dei quali dipendente dell'Aia, che al primo tampone in azienda era risultato negativo, mentre al secondo, effettuato privatamente, era stata riscontrata la positività. Due casi tra i 31 sono nuovi positivi di una casa di riposo, 7 sono persone rientrate dalle vacanze, 12 contatti familiari di persone già positive, mentre i restanti 8 sono persone che si sono presentate spontaneamente per fare il tampone perché con sintomi. Ma al di là dei casi specifici, il dato è chiaro, il trend continua ad aumentare, l'età media si sta abbassando. Anche da qui la decisione dell'ULS di partire il 7 settembre con una nuova modalità per effettuare i tamponi, modello cortina, l'accesso si effettuerà in auto, stile drive-in. L'ULS 2 sta provvedendo al cambio di segnalettica per rendere il più agevole possibile questa nuova procedura.